Magari appena li fa, non congelati. No, no, appena li fa. Ah, ecco. Vedi, si stanno aprendo i nostri frutti di mare. Io li copro sempre i frutti di mare perché velocizziamo la loro apertura. Perfetto. Allora, partiamo con il nostro riso. Pronto? Abbiamo fatto andare una cipolla con dell'olio extravergine di oliva. Abbiamo brasato il nostro riso, è un altro termine tecnico, vuol dire l'abbiamo soffritto, l'abbiamo sfumato con del vino bianco e adesso incominciamo a bagnarlo. Vedi il nostro fumé che è entrato in tutte le preparazioni, a parte nelle ostriche stasera. Certo, ci è servito come base per tutti i piatti. Regia, scusa, avevo una telefonata, forse, vero? Pronto? Pronto, signora, in diretta, buonasera. Buonasera, sono Rita e sto chiamando da Vibo Valencia. Rita, buonasera. Buonasera. Buonasera, complimenti allo chef. Grazie, cara Rita. E poi le volevo chiedere, quando faccio le creazioni di patate, perché quando le metto in padella si aprono, si distandono, non mi riescono? Signora, ci sono vari pensieri. Sa che accortezza uso io. Quando li faccio devo essere da solo in cucina. Non deve essere. Io sono da sola. E poi non voglio nessuno. Puoi usare le patate, quelle a pasta gialla, più asciutte. Poi io quando. Qualche trucco per. No, signora, glielo spiego subito. Io faccio bollire, pelo le patate e le passo il giorno prima e le metto in frigo ad asciugare. Sì, però poi quando qualche volta mi accorgo che la patata è troppo acquosa, quando preparo l'impasto aggiungo un po' di quel preparato che si usa per fare il purè, quelle patate in fiocchi. Un po' di? Fare il purè, signora, sa quel le preparato? Le patate in fiocchi. Per dargli più corposità, più consistenza. Quindi lo aggiungi alle patate? Alle patate fresche passate, già bollite. Ha capito, signora? Sì, ho capito, però è proprio come le faccio io, però purtroppo non riescono. L'altra sera le ho fatte. Signora, allora lei le prepari, ne frigga una, se proprio non gli tiene, le gira a gatto di patate. Questo lo sapevo già. Signora, non abbiamo più soluzioni allora, mi sa. Va bene, grazie comunque. Grazie a lei. Io volevo chiedere, lo chef Raffaele non è più tra voi? Signora, non glielo so dire perché fa barbecue, agriturismo, non lo so, perché non sta andando più? Non lo so. Da tempo che non si vede. Cara signora, io non lo so perché il signor Raffaele non so darle notizia. Se qualcuno lo sa magari ce lo può dire, ma non lo so. Capito. Va bene. Grazie a lei. Vi saluto. Grazie. Vi faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie, signora Rita. Buon lavoro. Buonasera. Cara signora Rita, molto gentile. Grazie, arrivederci. Buonasera. Grazie. Io come al solito sto eliminando mezzo guscio. Sì. Altrimenti viene. Pronto? Pronto? Sì, cara signora, può abbassare il volume anche lei del televisore. Buonasera. Buonasera. Io sono Angela da Reggio Calabria. Angela da Reggio Calabria, buonasera, benvenuta Angela. Buonasera, vorrei dare un consiglio sulle crocchette di patate. Ah, sì, perché certo. L'ho sperimentato io ed è sicuro al 100% che non si aprono le crocchette. Prima una si deve regolare, delle patate se sono asciutte, se sono acquose, si possono fare anche le crocchette di patate. Perché lei deve solamente aggiungere un pugno di mollica secca, di pan grattato, secco. E lo può dire a tutti, anche ai cuochi se non lo sanno. Lo sta dicendo lei, prego, lo dica pure. Le crocchette non si aprono. Con un po' di mollica. Aggiunga a quello che lei sta preparando il suo preparato, come uno lo vuole fare. Lo fa, formaggio, uova, si sa. Può mettere anche del latte, un po' di besciamella, però deve aggiungere un pugno di mollica secca, dipende dalla quantità poi.
Va bene, signora. Ok. Ecco. Le nostre amiche avranno senz'altro sentito. Ve lo dico a tutti perché così vengono bene. Lo sta dicendo lei, signora, la stanno sentendo tutti. Va bene, cara signora? Sì, sì, se qualche altro telefona dopo, sì. Perché ogni tanto poi quelli che non ascoltano la trasmissione non lo sanno. Va bene, glielo va bene. Può dire direttamente. Aggiungere okay, un pugno di mollica secca. Grazie, Carangela. Uno, due, dipende dalla quantità che uno si deve regolare, perché quelle le asciuga. Non si aprono più, per niente. Perfetto, allora le nostre amiche proveranno senz'altro. Grazie, cara Angela. Sì. Salve, grazie. Buonasera, ciao buonasera. Angela, grazie. Buonasera. Allora Antonio, tu stai togliendo qualche guscio, vero? Sì, pronto. Pronto? Buonasera. Buonasera. Non sentiamo, regia, puoi alzarmi un pochino perché io non riesco a sentire. Pronto? Sono Marco da Cosenza. Marco da Cosenza, buonasera. Sì, salve. Niente, io mi dispiace, ma non sono d'accordo con la signora sulle crocchette di patate. Ah. No, perché la crocchetta di patate, gli ingredienti sono le patate, il pane non c'entra nulla. E comunque l'unica cosa in cucina che lega, e il maestro sicuramente ne saprà qualcosa, l'uovo. Il tutto sta nello scegliere le patate buone, nel ridurre il contenuto del liquido, di liquidi delle patate, farle asciugare bene. Stringerle, aggiungere un po' di formaggio, friggerle e fatta la intanto la nostra patate. Nonna Raffaella qui una sera le ha fatte le crocchette di patate e non se ne è aperta una, magari non so per maestro, le facciamo io spero che lei abbia seguito, io non ho messo bocca prima sì. Perché non voglio, aprire polemiche. Ognuno sicuramente è libero di fare quello che vuole, certo, ma certo. Io sono contrario anche la cucina ha anche dei limiti, cioè certo, bisogna cucinare e seguire anche la logica, la certo. Mollica di pane. Poi noi tendiamo, Marco, non so, non c'entra nulla. Marco, caro Marco. Poi non so se ha visto, noi cerchiamo di parlare di quello che stiamo cucinando questa sera. In questi giorni le farò fare le crocchette di patate, magari da nonna Raffaella. Proprio magari fra pochissime ore, in questa settimana, le farò fare da nonna Raffaella, così vediamo come le fa lei e ne parleremo per tutta la serata. Marco, va bene, Marco? Un po' di prezzemolo ce lo mettiamo. Certo che ce lo mettiamo, certo. Un pochino di vodka ci starebbe anche bene. Di vodka per sfumarlo. Vabbè, ma a Simona non piace la vodka. Ma Marco, lei mi sembra uno chef, però, vero? O sbaglio? Sa perché glielo dico? Perché la volevo attirare subito qui a Masterchef da noi, a venirci a farci vedere la sala. Magari qualche volta mi farò vedere. Ma certo, posso prendere il suo numero che la contatto? Va bene, sicuramente. Oh, regia, me ne farà proprio Marco le crocchette di patate, forse conosceremo un nuovo amico. Allora io autorizzo la regia a prendere il suo numero, va bene? Sì, grazie. Grazie Marco, ciao, grazie Marco, per presto, ciao. Grazie mille, arrivederci, grazie. Ho sentito la voce da chef, avete tutti questa voce, come mai? Fate un corso? Sì, di dizione. Ecco, all'Actor Studio di New York. Andiamo. Dai, vai Antonio, cosa hai aggiunto? Abbiamo messo i nostri pomodorini, andiamo all'Actor Studio di New York a fare corso di dizione. Ma come sono simpatici in questo studio, voi non avete idea. Vai Antonio. E adesso mettiamo i nostri gamberetti. Oserei dire siamo una squadra di simpatici, vero? Siamo una squadra fortissimi. Fortissimi, pronto? 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 Non c'è, va bene. No, c'è, deve abbassare il volume del televisore. Pronto? Buonasera. Eccoci. Allora, io sono come il signore, la crocchetta di patate deve essere la patata asciutta. Ma poi ne parliamo, Claudia. Ma proprio, bene, tu, ma proprio tu, Claudia, mi chiami col televisore alto. Proprio tu, Claudia. No, ho capito. Ma com'è possibile? Perché la patata deve essere asciutta, la patata. Ma ne parliamo. Ne parliamo della patata. Tra poche ore io parlerò delle crocchette di patate, va bene? Va bene, va ciao, bene. Così ciao, ci Claudia, ciao. Ci sfogheremo con le crocchette di patate. Vai, Antonio. Ogni sera c'è una sindrome diversa. Io, come vedi, non ho messo bocca. No, fai bene. Tanto regia, se mi dici quanto manca, che fra un po' cominciamo... 8 minuti, cominciamo con il riepilogo. E cominciamo con il riepilogo. Non ci ha avvisato,
abbiamo perso cara tempo. Cara regia, cominciamo con il riepilogo e andiamo con i capellini d'angelo in brodetto di cozze. Scriviamo tutti gli ingredienti, 500 grammi di capellini d'angelo all'uovo, 500 grammi di cozze, uno spicchio.